Il convegno di oggi sulla centralità del collegio sindacale vuole, a mio avviso, ricercare le funzioni esatte del collegio sindacale in relazione alle funzioni che vengono espletate dal revisore legale. Sono funzioni che ben distinte, ma la norma al riguardo non le distingue in modo chiaro, quindi sembrerebbe che ci sia quasi un accavallamento di funzioni. Poiché alle funzioni corrispondono delle responsabilità, naturalmente questo vuol dire che nessuno si vuole accollare le responsabilità dell'altro. Quindi il convegno di oggi punta proprio sulla nuova governance, che tende a ben chiarire quali sono le funzioni del primo organo e del secondo organo, per determinare una netta separazione tra ciò che è vigilanza e ciò che è controllo. Il sindaco si deve occupare della vigilanza, ma anche in un certo senso del controllo amministrativo, contabile e quant'altro. Il revisore è soltanto della contabilità e quindi del bilancio. Le affrontiamo con determinazione il ruolo del collegio sindacale all'interno della governance aziendale. La presenza del Consiglio nazionale da me rappresentata pone l'accento su una problematica alla quale noi teniamo moltissimo, cioè affermare la centralità del collegio sindacale in Italia nel sistema di governance, quasi a voler fortificare quello che è il sistema tradizionale di amministrazione delle società.